rimasti in pochi, va bene, però dobbiamo dire che è stato un incontro molto 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 utile. Modelli Viventi hanno vinto, diciamocelo, nel senso che hanno chiamato un ulteriore funzionario del bilancio, adesso mi sfugge il nome, me lo sono appuntato, no, una donna, la dottoressa Buscetti dell'ufficio bilancio, la quale ha detto esplicitamente che sarà fatta una nota per dire alle scuole di anticipare, fare un anticipo di cassa per pagare i modelli viventi, e che comunque la normativa sarà poi aggiornata. Quindi poi ci sono in campo anche altre cose, quindi questo è stato realmente un risultato notevole, perché sono proprio andate, capita finalmente la questione, che non era semplice, comunque capita finalmente la questione, la dottoressa De Luca in persona è andata all'ufficio, è andata con Serena e l'ha portata con sé, sono scese insieme con la dottoressa che ha preso atto di quanto scritto nei documenti che erano stati portati e che ha sostenuto che questa cosa va fatta e va fatta subito. Quindi questa cosa è andata. Poi ci saranno altre interlocuzioni con il gabinetto, insomma con l'amministrazione, per gli ulteriori problemi. Direi che però oltre a questo, anche nelle altre, per le altre questioni, eccezion fatta forse che per i precari, che comunque hanno avuto una disponibilità, nel senso che è chiaro che hanno assunto la richiesta dei pass, no? Dei percorsi abilitanti speciali, che non sarebbero all'ordine del giorno, perché all'ordine del giorno ci sono i TFA, e hanno detto che comunque lo porteranno. Quello che ci è sembrato di capire in realtà è che alcune questioni che noi poniamo non vengono posti da altri, per esempio tutta la materia relativa alle nuove classi di concorso che sono state appena create e che quindi non hanno, non danno l'abilitazione, mettono nell'impossibilità coloro che hanno i titoli per partecipare di avere l'abilitazione, non se ne sono resi conto. Ora mi chiedo, ma come si fa a non rendersi conto di una cosa del genere? Perché nessuno glielo fa notare, questo è il problema, e quindi loro hanno assunto questa problematica, che è una problematica importante. Altra questione, i potenziatori per la fase B e la fase C hanno detto che comunque noi dobbiamo mandare una richiesta di chiarimenti rispetto in particolare alla fase C per una serie di problematiche che devono essere prese in considerazione e che vanno in particolare in relazione soprattutto a quel chiarimento sui 120 giorni necessari a concludere, a rendere utile l'anno di prova, perché come sapete tutti voi che siete entrati in ruolo, che quando si entra in ruolo si devono fare 180 giorni di servizio e almeno 120 giorni di attività didattica. Siccome c'è un problema vero dei docenti di fase C che sono stati assunti dopo, loro non hanno la possibilità di raggiungere i 120 giorni. Anche su questo ci hanno detto che ci dovrebbe essere un chiarimento, ma anche qui, ma è possibile che siamo noi che lo dobbiamo dire e le altre organizzazioni che stanno qui un giorno sì, un giorno no, non devono dire nulla? La stessa cosa per altre questioni, per la circolare sul dichiarimento sui compiti del potenziatore, fermo restando quello che ci siamo detti anche stamattina, e che cioè molti colleghi di fase C vengono utilizzati per spolverare gli stipettini, cosa, cioè mettere a posto i libri, cioè che è una cosa indecente se si pensa che io faccio studiare laureo e abilito delle persone per fargli spolverare i libri, cioè è una cosa indecente. Anche su questo dobbiamo entrare nel merito. L'altra questione dei docenti inidonei, e ci sono state varie affermazioni positive rispetto a quello che abbiamo raggiunto, è che in realtà alla fine loro hanno detto se può fare, cioè
Diciamo che il dottor Molitierno ci ha detto di aver già parlato con il dirigente, uno dei dirigenti della direzione generale del personale, e aver posto la questione che noi sosteniamo, e cioè che i docenti idonei sono un organico funzionale ante litteram, e il dottor, anche qui non ricordo, Bonelli, ha già risposto, mi sembra interessante. È chiaro che ci vuole un passaggio normativo, perché bisogna chiedere qualcosa, però hanno, diciamo, sostenuto che l'idea non è un'idea balzana, ma è un'idea che si può sviluppare. Come è da vedere? No, come intanto è da vedere in questo senso, che noi dobbiamo scrivere una lettera al dottor Bonelli in cui decliniamo, no, tutte le nostre richieste, che noi già abbiamo scritto, perché sull'organico funzionale ce lo siamo già detti è da 2-3 mesi, glielo dobbiamo inviare e chiedere un incontro, e sull'incontro con lui sviluppare quelli che sono tecnicamente anche le modalità per fare la richiesta. E direi a questo punto che possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, forse ancora più oggi dell'incontro dell'altra volta, perché è vero che abbiamo ripetuto gli stessi argomenti e le stesse tematiche, però è vero che le abbiamo approfondite. Bravi. E grazie a voi che avete, con, diciamo, la vostra tenacia, la sua in particolare, del commissario? No. Capitano, che, e degli ispettori, che avete insistito per farli scendere, perché è stato un incontro proficuo, quindi grazie.